Io e Pod siamo qui per combattere il cattivo gusto. Basta con quintali di make-up, extension multicolor, auto abbronzanti, vestiti animalieri e fluo. Gireremo tutta YouTube Italia con un unico scopo: ripulire i casi più disperati dagli eccessi e da tutto ciò che è finto. La nostra missione è ridare al mondo la luce della bellezza naturale. Io sono Ecate Splendente e questo è Dire, Fare, Baciare ASMR Italia. Preparati, Pod. Questo Saverio mi sembra un po' pazzo. Non preoccuparti, Ecate. Ci penso io. Presentazione del concorrente. Ciao a tutti. Io sono Saverio, l'anti-ASMR, e sono uno scienziato, però non pazzo come tutti invece vogliono fare credere. E che dire, io odio gli ASMR, li odio, non li posso sentire, però mi è stato detto di partecipare a questa trasmissione e... ah sì, mi ero dimenticato, sono mezzo romano e mezzo napoletano, c'ho un genitore romano e un altro napoletano e niente, tutti che mi stanno a dire che devo cambiare look, che sono così strano, ma io dico, ma dove ci vedi? Dove ci vedi sta stranezza? Cioè, mi pare così normale, cioè sto così bene, sono un scienziato. Anzi, direi che è una moda questa, è un modo di presentarsi diverso, non come tutti quanti, però comunque normale, che ci sta di strano, indosso occhiali, ho i capelli così che mi piacciono e nessuno me li fa cambiare. Ciao Saverio, sei proprio sicuro di voler partecipare? È certo che sono sicuro, se no non stavo qui. Ok, divertiti. Lo spero pure io. Poi. Bah. Io sono Pod, la tua personale consulente d'immagine. Tu chi sei? Sono lo scienziato, dottore anche, Saverio, detto anche l'anti-SMR. Eh sì, perché sti SMR non mi piacciono proprio. Niente. Sei un dottore? Ebbene sì, penso che si nota da come sono vestito, no? Anzi, questo è il mio outfit, come dite voi con questi termini inglesi che non mi piacciono proprio, che uso tutti i giorni, quindi. Ma ora non stai lavorando. Dovresti togliere quel camice ed indossare abiti normali. Ah, abiti normali. E questi, scusa, che sono? Sono abiti normali da lavoro. E a me piace tanto indossarli, quindi non ci vedo che ci sta di strano. Ti pettini con i petardi? Sì, sì, come no, proprio i petardi. Bella questa, mi piace. No, ovviamente, mi pettino con le mie mani e a volte anche con i guanti, perché sono molto più efficaci, piuttosto che quei pettini inutili. Vediamo cosa ne pensa la gente di te. Avvio della prima fase. Sondaggio di opinione. Abbiamo mostrato la tua foto in giro e abbiamo chiesto: lo vorresti baciare, sposare o evitare? Cosa avranno risposto? Ma secondo me potrebbero benissimo scegliere di sposare, perché comunque sono single, quindi non ci sarebbe niente di male magari a sposarmi, che vuoi che sia. Poi il resto non lo so, vediamo. Quello che dici
non ha molto senso. Personalmente lo eviterei, perché mi sembra un tipo troppo con la testa tra le nuvole, un po' uno scienziato pazzo. Io eviterei anche perché pensavo di stare su Dire Fare Baciare, non i casting del nuovo esorcista. Io lo eviterei. Sembra mia nonna Giuseppa quando mi dava i cavolini di Bruxelles. Bah. Penso lo bacerei per il suo fascino da nerd, oh, che non passa mai. Finalmente. Di moda. Oh, è almeno la persona. Ti è andata anche bene? Insomma, mica tanto bene. Potevano fare di meglio. Ma dove li hai presi questi intervistati? Ma chi sono? Ma da dove spuntano? Bah. Il tuo look mette a disagio le persone. Il 93% delle intervistate ti eviterebbe, mentre il restante ti considererebbe una possibilità se tu avessi un look più rassicurante. Sì, come no? Ecco il verdetto di Pod. Ti sottoporrai al mio programma di ripristino da scienziato pazzo a tutti i passi per lo scienziato. Vabbè, se lo dici tu. Togliti quei guanti gialli. Quali questi? E perché mai me li dovrei togliere? Sentiamo. Mi ricordi Consuela, la donna delle pulizie nel cartone animato I Griffin. Ah, ho capito. E beh, e che significa? Sono così belli gialli. Gialli è il mio colore preferito. Guarda qua, guarda. Perché proprio i guanti? Posso capire un oggettino, ma i guanti. Non hai bisogno di quei guanti fuori dal lavoro. In più di quel giallo sono un pugno nell'occhio. E vabbè, dai, lo faccio solo per te però. Tanto per vedere, vediamo che succede. Ma poi, pensandoci bene, sono così ASMR. Senti che suoni, ASMR. Ah, basta, preferisco toglierli piuttosto che fare ASMR. Ma fai sul serio? Sì, ne ho due, va bene. Devo togliere pure questi altri? Sì, indubbiamente. Lo faccio per il tuo bene. Vuoi restare single per l'eternità? Che pazienza con questi pod, questi aggeggi elettronici. Dopo che io faccio tutti questi esperimenti, che mi cavo le mani per sicurezza, ora le devo tenere nude. Bah. Togli quei fondi di bottiglia. Gli occhiali. Mo' pure gli occhiali mi devo togliere. E mi sai dire come faccio a vedere? È pronto? Esistono le lenti a contatto oppure degli occhiali più decenti? Guarda, siamo fortunati perché, per fortuna, io c'ho anche il paio di occhiali che utilizzo quando faccio altre attività. Quindi li tolgo.
Ok, Harry Potter. Cos'è quella cosa che ti penzola dall'orecchio? Eh? Questo? Che cos'è? Questo è un aggeggio che mi serve per fare luce. Guarda, mentre faccio gli esperimenti. E lo tieni lì? E certo, ce l'ho appeso all'orecchio, l'ho creato io. Perché così mi fa più comodo, invece che utilizzare quegli apparecchi che devo prendere, posare, mettere là, qua, si perdono, insomma, è tutto questo casino. E guarda qua, guarda. Mi sta pure vicinissimo. Sembra un orecchino alquanto trash. Toglilo. Insomma, tu mi vuoi togliere proprio tutto cosa? Detto proprio a napoletano. Ma, vabbè. A me sinceramente non mi sembra un orecchino. Però, diciamo. Ah, facciamoci un po' di tapping. Che a me, sinceramente, non mi piace proprio. Ma dato che stiamo qui a dire, fare, baciare SMR Italia, come minimo, basta. Cos'hai lì in quel taschino? Ah, questa roba che c'ho qua. E niente, questo è il righello che mi serve durante il mio lavoro. C'ho un sacco di cose qua comode. Pure questo devo togliere. E togliamoci tutto. Che altro ancora? Questa è la lente. Via anche la lente. Questa lente. Cosa stai nascondendo lì dentro? Questa è la penna che mi serve per prendere gli appunti. Che fa questo rumorino ASMR. Questo è un apparecchio che utilizzo nei miei esperimenti. Spegni quell'affare. Che c'è? Ti spaventi? Pensi che ti potrei rompere quei circuiti? Mi aspetto di tutto da uno come te. No, non ti rompo niente, non ti preoccupare. Che altro hai lì? E questa la utilizzo per prendere alcune sostanze chimiche, degli estratti. Non posso tenere proprio niente, insomma. Ma cos'è quella collana? Ah, sì. Queste. Vedi? Le tengo qui appese. Così faccio prima. Perciò mi sono messo sta collana. È così comodo. Guarda. Ci tolgo questo. Bravo. Già che ci sei, dai una bella spuntatina a quei capelli. Ah, molto divertente. Sì, come no. Io, guarda, questa non esiste proprio per i miei capelli. Ci siamo intesi? Vedremo. E questo è un termometro, sempre per i miei esperimenti. Tutto a portata di mano. T
togli quell'affare con i ganci, mi fa impressione. Via quelle mega pinze dai capelli. No, no, fanno parte della mia acconciatura questi, quindi questi proprio no. Quella la chiami acconciatura? Perché li utilizzo per acchiappare alcuni oggetti afferrati, troppo piccoli. Sono delle pinzette che appendo qui, guarda, fa pure di moda. Non farmelo ripetere, togliele. Vedi che succede. Via il camice. Pure il camice. Eh sì, stiamo a fare lo spogliarello qua. Ma quell'orologio? E questo è un orologio che mi piace. No, non lo tolgo. Mi dispiace. Questo rimane. Almeno questo. Come dice la pubblicità. Toglietemi tutto, ma non il mio bra. Visto che non utilizzi make-up, ti faccio scegliere tra quattro acconciature diverse. Scegli quella che ti piace di più. Taglio di capelli con ciuffo, pettinati all'indietro, taglio militare, sfumatura a caduta. Pettinati all'indietro, sì. Cambio del look. 3, 2, 1. Cosa ne pensi? Wow, ma non sembro io. Ma chi è? Chi è questo qua? Boh, devo ammettere che... Sì, ci sta, mi piace, mi piace. Ecco i miei consigli per te. Butta quei fondi di bottiglia ed indossa le lenti a contatto. Indossa abiti semplici. Fuori dal lavoro non hai bisogno di tutta quella chincaglieria. Questo nuovo taglio di capelli ti dona moltissimo. Cerca di avere un atteggiamento non fastidioso e su via. L'ASMR è così bello. Devo... Sì, direi che adesso è molto meglio. Ho cambiato anche il modo di parlare, oltre che il mio look. E spero che sia di gradimento. Sono proprio curioso di vedere adesso. Cosa dirà la gente? Dopotutto, non è stato così male averti come ospite. Ciao, Saverio! Grazie, Pod, e grazie, Ecate. È stata un'esperienza molto interessante e credo di aver imparato per bene come vestirmi e anche come comportarmi.